ragazzi, benvenuti a questa nuovissima puntata di Più che Vincitori. Più che Vincitori, come sapete, è un programma nuovo della TBNE dove parliamo di calcio, perché in Italia il calcio è al top, ma soprattutto parliamo di chi sta al di sopra del top, che dà gioia in tutto quello che facciamo, che è Gesù Cristo, il Vangelo di Gesù Cristo. Infatti questo campionato che stiamo giocando ci sta portando testimonianze di un vero cambio di vita. Ma voglio presentarvi subito i miei ospiti, che siamo qui con la United Kingdom, allenata da Daniele Volzone. Buonasera. Poi abbiamo un ospite che conosciamo bene, uno dei progettatori, progettisti forse meglio, di questo campionato, Aldo Bellezza. Buonasera. E poi abbiamo lo United Kingdom, o meglio, abbiamo la fans numero uno dello United Kingdom, la signora Elena. Poi il numero 10, talento carismatico, Estevao. E poi una conoscenza che è qui, che non gioca in verità, però è il nostro grande amico. Aiuta molto nel torneo. Aiuta molto nel torneo, che è Giuseppe, che abbiamo conosciuto. Ma bene, ma non perdiamo tempo, guardiamo quello che è successo nel recupero che c'è stato della quarta giornata con i risultati. Scegli Gesù, Dunamis 8-5. Faro, Battle United 9-2, United Kingdom, Real Reconciliación 6-4, Ecclesia Calcio, New Team 2-3. La partita Real Jesus, Sorgente di Vita, è già stata giocata 5-1, e adesso però non resta altro che vedere intanto la classifica, che vede la New Team continuare il suo cammino al primo posto con 21 punti, seguita da Scegli Gesù 18 punti, Dunamis 15 punti, United Kingdom 11 punti, Faro 10 punti, Real Jesus 8 punti, Ecclesia Calcio 7, Sorgenti di Vita 6, chiude la classifica Battle United e Real Reconciliación con 3 punti. Quindi restate con noi, perché adesso inizia il grande calcio.